E oggi pomeriggio alle 18 a Roma sarà assegnato un importante premio, il premio internazionale Joaquín Navarro Valls per la leadership e la benevolenza. Noi abbiamo in collegamento con noi questa mattina il professor Paolo Arullani, presidente della Biomedical University Foundation. Buongiorno professor Arullani e benvenuto. Buongiorno a voi e grazie di questa connessione perché mi permette di ricordare una persona, credo a tutti noi cara, Joaquín Navarro Valls, mancato 5 anni fa, e per questo noi abbiamo voluto istituire questo premio anche come omaggio alla sua persona, rispetto forse alla prima e seconda, ma poi per ricordare un tema fortemente caro a lui. Direi due temi che sono connessi tra di loro: la leadership e la benevolenza, perché riteniamo che entrambi i temi possano essere, se collegati l'uno all'altro, un modo per cambiare la società. A volte noi stessi dicevamo, usiamo il termine "Can benevolence change the world?" Ebbene sì, se la benevolenza è il modo per esercitare il servizio della leadership, veramente noi possiamo cambiare il mondo, come abbiamo visto che ha cercato di fare qua qui. Ecco, professor Arullani, ricordiamo che l'Università Campus Biomedico di Roma e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico festeggiano i primi 30 anni, di attività con un programma di iniziative proprio per celebrare questo traguardo raggiunto e promuovere una visione di futuro. E poi all'interno di questo trentennale la Biomedical University Foundation presenta il premio internazionale Joaquín Navarro Valls. In base a quali caratteristiche viene assegnato questo premio? Bene, proprio le caratteristiche rispondono alla principale funzione dell'Università Campo Biomedico, che è quella dell'insegnamento. Naturalmente c'è anche la ricerca, ma entrambe vanno collegate. E per formare i nostri studenti c'è necessario anche degli esempi. Pensiamo che il professor Navarro Valls, perché ha esercitato anche il ruolo di professore per i nostri studenti, abbia esercitato sia con l'esempio sia con la sua persona, la sua presenza, una funzione importante. Anche dandoci, in modo familiare, come voleva lui non era un uomo che cercava il successo, e anzi questa è la cosa più importante. E bisogna avere successo senza cercarlo. Deve essere una conseguenza anche della benevolenza, anche dell'interesse per gli altri. Ebbene, noi abbiamo voluto ricordarlo per l'università, innanzitutto, per questo trentennale che lei ha ricordato, mi fa molto piacere, lo ricordi, perché noi ci sentiamo già vecchi, in fondo abbiamo solo 30 anni di storia della nostra università, e pensiamo che questo sia un modo per insegnare a tutti, specialmente ai luoghi di cultura e di formazione, che la formazione è un servizio alla persona. Quindi la centralità della persona prima essere il nostro punto forte. Prima ancora, posso dire come medico, mi costa dirlo, prima ancora della presenza dei docenti e di medici all'altezza della situazione, ci vogliono personale medico, infermieristico e anche docenti che abbiano a cura la persona dello studente, la persona del malato. Questa è una delle cose che ci ha insegnato Joaquín Navarro Valls. Ecco, mentre sta parlando, professore, stanno scorrendo delle immagini che raffigurano proprio Joaquín Navarro Valls, che lo ricordiamo, portavoce storico di Giovanni Paolo II. E questo è un premio internazionale che, ricordiamo, cade di oggi, proprio perché oggi è l'anniversario della morte di Navarro Valls. È un premio per la leadership e la benevolenza, che sono sempre stati dei temi cari a lui. E qual era il suo pensiero in merito? Proprio che da lui abbiamo imparato, ci ha aiutato molto a plasmare alcuni concetti nell'ambito dell'università. Abbiamo imparato il concetto di una
leadership che non venga influenzato dal desiderio di apparire, dal desiderio di acquisire la leadership, ma che sia un fatto di servizio, veramente. È un concetto di benevolenza che non cerchi un ritorno per se stesso. E quindi la benevolenza è un fatto di dare per dare. La prova vengo anche con la sua frase veramente Sì. importante. Ogni atto di benevolenza è un dono per chi dona, non tanto per chi riceve, ma per chi dona, per la realizzazione di se stessi come persona. Questo mi pare che sia un concetto molto semplice, ma anche molto delicato, perché ognuno di noi ci deve lavorare su se stesso. Ho visto che anche i componenti della giuria sono ecco, personaggi di importante spessore. Vorrei chiederle, professora Rullani, ma lei ha avuto modo di conoscerlo personalmente, Navarro Valls, o non ha avuto questa possibilità? Io ci ho lavorato 10 anni, più o meno, quasi 10 anni, da quando lui ha lasciato il Vaticano, in funzione del Papa, Ratzinger, dopo Wojtyla. E devo dire che la sua figura era una figura estremamente alla mano, cioè naturalmente scherzavamo, naturalmente litigavamo, forse non è vero, però qualche punto potevamo anche non essere d'accordo. Però la sua delicatezza nel farmi notare anche delle semplici osservazioni era molto importante. Io ricordo come mi ha corretto, per esempio, mi facevo leggere spesso faccio il mio intervento a lui, e ricordo che lui, per esempio, mi toglieva qualche aggettivo. Dice: "No, Paolo, metti troppi aggettivi, si rovina. Un solo aggettivo è meglio che due aggettivi." E questo capivo che la sua funzione, anche la sua presenza ispanica, perché c'era dell'ispanico su cui lui costruiva, era un arricchimento, mentre lui riteneva il carattere italiano, italico, una forza, perché vedeva in noi una capacità di conciliare, di collegare, di trattare, che non vedeva me stesso nel suo interiore. E quindi era molto bello scherzare, era molto bello lavorare insieme. Grazie, professora Rullani, per questo ricordo, proprio questo ritratto personale e amichevole che ha come dire, disegnato di Joaquín Navarro Valls. E ricordiamo che questo pomeriggio alle 18 ci sarà la consegna di questo riconoscimento e domani daremo notizia appunto di chi ha ricevuto questo importante premio internazionale, appunto Joaquín Navarro Valls per la leadership e la benevolenza. La ringraziamo per essere stato con noi, grazie e speriamo di risentirci presto, magari per la prossima edizione del premio o comunque per altre iniziative del Biomedical University Foundation. Rimaniamo, come dire, a disposizione come cassa di risonanza. Grazie a voi. Grazie al professor Paolo Arullani. E allora, noi prima di fermarci ancora qualche istante, perché abbiamo altri aggiornamenti della collega Maria Pia Picciafuoco, vediamo se ci sono delle foto, perché mi sembra che siano arrivati delle ancora, ecco sì, sono arrivate delle foto, questa volta dalla Calabria. Questa mattina davvero stiamo facendo il giro dell'Italia. Questa è la statua della Madonna delle Grazie ad Aiello Calabro in provincia di Cosenza. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono dalla Calabria, la cui festa si è tenuta il 1° e il 2 luglio scorsi. Il culto risale al 1472. Saluti da Laura e Bruno. Abbiamo appunto questa foto che è la statua della Madonna delle Grazie venerata ad Aiello Calabro e poi ne abbiamo anche un'altra che si trova proprio nella chiesa. Pensate che è bello questo culto che risale al 1472. E allora 9:26 in questo istante, linea alla regia, brevissima pausa, poi di nuovo insieme con le ultime notizie e Maria Pia Picciafuoco.